shot into my life. Did you feel alive? I love you. You fade away. You are a shot into my life. Did you feel alive? I love you. Where are you? Ragazzi, sono finalmente ritornato anche sul pianoforte. Voglio fare una canzone sicuramente famosissima che avete già sentito. Sto parlando di Faded di Alan Walker. Quindi è una canzone che ha spopolato in tutti questi mesi. È a circa 600 milioni di visualizzazioni su YouTube. Quindi è una cosa abbastanza figa. Canzone bella anche per il riff che vi ho suonato verso la fine dell'introduzione della canzone, che andremo anche a vedere. La canzone è abbastanza facile perché si suddivide in strofa, ritornello, ma sono sempre gli stessi quattro accordi, quindi nulla di difficile, ok? Gli accordi in questione sono, guardate, Mi minore, che è questo, Do maggiore, ok, Sol maggiore e Re maggiore. Andremo a toccare un tasto nero. Prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo che ho riniziato ho intenzione di rimettere attiva la pagina Facebook, quindi troverete tutti gli aggiornamenti, mi potrete scrivere lì in bacheca, quello che volete, io la seguirò, anche perché comunque mi sembra uno spreco lasciarla lì a caso. E andiamo subito a dire ancora di questa canzone. Allora, nello specifico, vediamo il Mi minore, che è questo. Ok? Passiamo un po' il volume. Allora, il Mi minore lo componiamo con la mano sinistra, quarto dito sul il primo grado, cioè la tonica, che è il Mi. Poi col pollice andremo sul quinto grado del nostro accordo, che è il Si, ok? Poi passiamo alla mano destra, quindi abbiamo sulla mano sinistra le note di basso, che sono il Mi e il Si, ok? Mano destra andiamo un'ottava superiore, suoniamo sempre il primo grado del nostro accordo, cioè il Mi, Si. E stavolta il terzo grado andremo a toccare il nostro Sol, che renderà l'accordo minore, ok? Questo è Mi minore. Poi andiamo sul Do maggiore, ci spostiamo alla posizione la stessa, la mettiamo sul Do maggiore. Quindi quarto dito sul Do maggiore. Andiamo a mettere il pollice sul nostro Sol, che è il quinto grado. Passiamo di tonalità, quindi scusatemi, di un'ottava superiore, suonando sempre il primo grado, quinto grado e mettendo il terzo grado del nostro accordo, che sarà il Mi, ok? Stessa posizione sul Sol, Sol maggiore, quindi quarto dito su Sol, pollice andremo a beccarlo sul nostro Re, stessa cosa a mano destra, quindi ottava superiore, Sol, Re, e finiamo suonando il terzo dito, cioè il terzo grado, sul Si, ok? Finiamo su un Re maggiore, attenzione, che potete farlo sia qua, sia un'ottava superiore, non cambia nulla, ve lo spiego qua. Praticamente suonate sempre la tonica, cioè quello che dà il nome all'accordo, e l'armonia, diciamo, sul Re. Col quarto dito andiamo col pollice a schiacciare il nostro La, quindi note di basso, andiamo sulla mano destra, suoniamo sempre il nostro Re, per poi andare sempre sul quinto grado, che è il La, e attenzione, stavolta tocchiamo il tasto nero, cioè il Fa diesis, che è questo, ok? Sarà il nostro Re maggiore, ok? Comunque dove lo fate, voi fate schiacciate il terzo grado, che è il Fa diesis, ok? Quindi ripercorrendo, guardate, Mi minore, You are a shadow to my life, Do maggiore, Did you feel like, Sol maggiore e Re maggiore. You fade away, You are a shadow to my life, Did you feel like, okay. Da qua incominciano le note. Where are you? Adesso con la mano sinistra continuiamo a fare le note di basso, quindi Mi minore, Do maggiore, Sol maggiore e Re maggiore, ok? Mentre con la mano destra suoniamo questo motivetto, guardate, andiamo sulla nota
di andiamo in due ottave superiori, perché così viene meglio. Andiamo sulla nota di Sol, ok? Quindi ricominciamo. Quindi, come abbiamo notato, andiamo sul Sol. Si. Attenzione, cambiamo accordo, quindi Do maggiore, andiamo sul Mi. Ok? Un tasto prima, quindi Re. Cambiamo accordo, andiamo sul Sol maggiore e suoniamo il Si. Cambiamo accordo, quindi l'ultimo accordo è Re maggiore e andiamo sul Fa diesis.